Ho costruito una capanna d'erba in cui non c'è nulla di prezioso. Dopo aver mangiato mi rilasso e mi godo un bel sonnellino. Completato il tetto, vi crebbero sopra altre erbacce. Ora la capanna è abitata, tutta coperta d'erbacce. Chi vi abita vive quietamente, svincolato dal dentro, dal fuori o nel mezzo. Non vive nei luoghi dove vive la gente comune. Non ama le cose che la gente comune ama. Pur piccola, la capanna contiene il mondo intero. In 10 C quadrati, un vecchio illumina le forme e la loro natura. Un bodhisattva del grande veicolo crede senza dubbio. Il mediocre o l'inferiore non può fare a meno di chiedersi: questa capanna perirà? Peritura o no che sia, il maestro originario è presente. Non abita a sud o a nord, a oriente o a occidente. Fondata saldamente sulla costanza, non può essere superata. Una finestra che splende sotto il verde dei pini, palazzi di giada o torri vermiglie non reggono al confronto. Seduto con il capo coperto, tutte le cose immobili. Così questo monaco di montagna non comprende affatto. Vivendo qui non lavora più per liberarsi. Chi disporrebbe sfarzosi sedili cercando di allettare degli ospiti? Gira la lampada in modo che illumini dentro e poi rientra. La grande fonte inconcepibile non la puoi guardare in faccia né voltarle le spalle. Incontra i maestri antichi, abituati alle loro istruzioni, lega fasci d'erba per costruire una capanna e non darti per vinto. Lascia andare i secoli. E rilassati completamente. Apri le mani e cammina, innocente. Migliaia di parole, 10.000 interpretazioni servono solo a liberarti dagli ostacoli. Se vuoi conoscere l'immortale che vive nella capanna, non separarti dalla sua sacca di pelle, qui e ora.